Bella a tutti amici, un saluto da 3.900 del P, siamo qui con un nuovo video, oggi un video tutto particolare, come potete ben leggere dal titolo. Allora, oggi diciamo, ho deciso di insomma, cambiare un attimo, di sospendere un attimo la creazione dei giocatori, che poi comunque continuerà, proseguirà dopo questo video, però era diciamo per darvi un'anticipazione delle squadre che saranno, sia nella realtà che ovviamente su FIFA 18. Così magari insomma, potete anche iniziare a farvele anche voi, in modo tale da avere un FIFA 17, diciamo, al passo della realtà. Ovviamente cambieranno solo le maglie, però insomma, con della fantasia sarà tutto veramente più divertente. Allora, quindi oggi vi porto le varie formazioni di tutte e 20 le squadre di Serie A. Ovviamente su FIFA 17 sono ancora presenti Empoli, Palermo e Pescara. Noi andremo in Calcio B, ovvero Serie B, andremo a vedere Benevento, Spal, che è Ferrara, e l'Hellas Verona. Quindi ragazzi, andiamo a vedere come saranno, diciamo, come giocheranno, quali saranno i probabili 11 delle 20 squadre della Serie A 2017-2018. Partiamo dall'Atalanta. Allora, come vedete qua, adesso vabbè, la formazione dice un 2-1-4-1-2, in realtà è un 3-4-1-2, solo che ho spostato leggermente Caldara per farvi leggere il nome, così mi ha messo 2-1-4-1-2. Quindi la formazione dell'Atalanta sarà un 3-4-1-2 con tra i pali Berisha, difesa 3 con Toloi, Caldara e Masiello, sulle fasce nel centrocampo composto da De Ron e Freuler, sulle fasce appunto Castagne, nuovo arrivato, e il Papu Gomez. Dietro alle due punte che sono Petagna e Cornelius troviamo Ilicic. Un'altra cosa che vi anticipo è che ho modificato un po' i totali, gli overall di alcuni giocatori, per esempio Papu Gomez, che era, mi sembra 80, ho riportato 82 perché credo che dopo la grande stagione che ha fatto se lo meriti. Ho alzato un po' Freuler, Caldara, Petagna e qualche giocatore. Poi comunque li troverete man mano in descrizione. Ovviamente non solo dell'Atalanta, ma ho modificato anche altri giocatori di tutte le altre squadre, non tutti, ma buona parte sì, sperando che magari insomma gli overall rispecchino anche i valori di FIFA 18. Quindi, questo per quanto riguarda l'Atalanta di Gasperini che giocherà in Europa League. Passiamo al Bologna. Allora, anzi, scherzavo, in ordine alfabetico abbiamo il Benevento. Quindi, passiamo col Benevento, neopromosso, abbiamo tra i pali Belec, difesa a 4 con Letizia e Venuti sulle fasce, Letizia che arriva dal Carpi. Centrali abbiamo Lucioni e Costa. Passando al centrocampo abbiamo l'ex capitano della Lazio, Cataldi con Chip Sa. E sulle fasce D'Alessandro, proveniente dall'Atalanta, Ciciretti, che è stato comprato dalla Sampdoria ed è stato girato in prestito al Benevento. Davanti invece c'è Ravolo e Coda, nuovo acquisto che arriva dalla Salernitana. Questo, ragazzi, per quanto riguarda la formazione di Baroni, ovvero del Benevento. Torniamo in Serie A e andiamo sempre in Serie A e torniamo al Bologna. Allora, per il Bologna abbiamo un 4-2-3-1 con tre pali Mirante, sulle fasce Kraft e Masina, terzini che erano già presenti lo scorso anno. Cambiano invece i centrali. Abbiamo infatti De Maio proveniente dalla Fiorentina e Gonzales proveniente dal Palermo. I due di centrocampo abbiamo Poli arrivato dal Milan e Taider, e poi i tre attaccanti stile formazione Juve, dietro alla punta che io ho messo Palacio, ma potrebbe essere anche destro, insomma, a seconda insomma, del vostro anche parere. Abbiamo sulle fasce Di Francesco e Creci, e dietro a Palacio abbiamo Verdi. Questo per quanto riguarda il Bologna. Passiamo all'altra squadra, abbiamo il Cagliari. Tra i pali il Cagliari si schiera con un 4-3-3, che poi alla fine è un 4-3-1-2. Comunque, tra i pali Cragno, che arriva dal Benevento, in prestito, era in prestito al Benevento. Sulle fasce abbiamo Mianguè, arrivato dall'Inter, e Padoin. Centrale abbiamo Pisacane e Andreoli, Andreoli che è arrivato anche lui dall'Inter. Centrocampo a 3 con Barella, Cigarini e Ionita. Le due punte sono Sau e Borriello, e dietro di loro gira João Pedro. Questo per quanto riguarda il 4-3-3 di Rastrelli, che domani affronterà all'esordio di campionato la Juventus alle ore 18:30. No, 18, vabbè. Prossima squadra è il Chievo Verona di Maran. Abbiamo anche qui un 4-3-3 con tre pali Sorrentino, sulle fasce Gobbi e Cacciatore, centrali Dainelli e Gamberini. In centrocampo abbiamo Etemai, Radovanovic e Castro, con diversi acquisti che però sono in panchina.
Dietro, davanti a loro, abbiamo Walter Birsa che aggirerà dietro le due punte che sono Inglese e Pucciarelli, arrivato dall'Empoli. Passiamo al Crotone che si è salvato nelle ultime giornate dello scorso campionato. Girerà con un 4-4-2 la squadra, appunto, del Crotone. Tra i pali Cordaz, difesa 4 con Martella e Faraoni. Faraoni arriva dall'Udinese. Centrale abbiamo Cabrera e Ceccherini. Centrocampo anch'esso a 4 con sulle fasce Nalini e Barberis, con Isco che arriva dal Chievo e Rodien, e davanti abbiamo Trotta e Budimir, Budimir che arriva dalla Sampdoria e proverà a sostituire il grandissimo Falcinelli. L'Empoli lo saltiamo, passiamo alla Fiorentina. La Fiorentina si schiera con un 4-2-3-1, tre pali Sportiello, sarà probabilmente la rivelazione del campionato. Sulle fasce tutte nuove, abbiamo Bruno Gaspar che arriva dall'Accademia in Portogallo e Biraghi che invece arriva dal Pescara. Centrale abbiamo Astori e Victor Hugo arriva dal Palmeiras e ricordiamo che in panchina c'è anche Nikola Milenkovic che arriva dal Partizan Belgrado. A centrocampo ci sono diversi giocatori, in questo caso io ho schierato Badel e Benassi, Benassi che arriva dal Torino, ma potrebbe tranquillamente giocare anche il nuovo giocatore che arriva dal Saint-Étienne, ovvero Veretout. Poi, per quanto riguarda i tre d'attacco, abbiamo Zecchini e Essery che arriva dal Nizza e Chiesa invece che probabilmente diventerà una bandiera di questo club e davanti invece Giovanni Simeone. Questo per quanto riguarda la Fiorentina di Stefano Pioli. Passiamo al Genoa. Per quanto riguarda il Genoa, anche qui un 4-2-3-1 per Ivan Juric, tre pali Perin. Difesa 4 con da una parte Zukanovic che arriva dall'Atalanta e Migliore, Migliore arriva dallo Spezia. I due centrali sono Spolli e Biraschi. Centrocampo a 2 con Veloso e Lazovic, anche se Lazovic è molto vicino vestito la maglia del Torino. Poi abbiamo un attacco, diciamo, a 3 composto dall'Axalt sulla fascia, che però è vicino all'Atalanta, tanto che nell'Atalanta non figura Spinazzola perché sembra che, insomma, si è in procinto di tornare alla Juve. Quindi Laxalt, Rigoni e Bertolacci che agiranno dietro all'unica punta che è invece la Padula che arriva dal Milan. Questo per quanto riguarda il Genoa. Prima dell'Inter, in ordine alfabetico, c'è l'Hellas Verona. Per quanto riguarda invece appunto l'Hellas Verona di Pecchia, abbiamo anche qui un 4-3-3, tre pali Nicolas, difesa 4 con sulle fasce Ferrari e Supraien. Centrali abbiamo due centrali completamente nuovi, ovvero Ertò dell'Udinese e Martin Caceres che arriva dal Southampton. Io Caceres non l'ho trovato e quindi l'ho dovuto ricreare e successivamente vi posterò il video di come creare anche Martin Caceres. Centrocampo a 3 con Bessa, Zuculini e Romulo. Davanti nuovo tridente d'attacco con sulle fasce Verde che arriva dall'Avellino e Cerci. Punta invece Pazzini. Ricordiamo che poteva esserci anche Antonio Cassano, che però ha deciso di giocare col Verona, di ritirarsi, di lasciare il Verona, di pensare al ritiro, di ripensarci, di tornare a giocare al Verona, di lasciare il Verona, di pensare al ritiro, di rinunciare al ritiro, ma di lasciare il Verona. Insomma, una gran polenta. Questo per quanto riguarda il Verona di Pecchia. Torniamo in Serie A, andiamo all'Inter. Per quanto riguarda l'Inter, abbiamo un 4-2-3-1, anche insomma, ovviamente molte formazioni sono simili, poi ovviamente gli allenatori insomma cambieranno anche in corso d'opera. Per quanto riguarda l'Inter di Spalletti, abbiamo tre pali Handanovic, difesa 4 con gli esterni D'Ambrosio e il nuovo giocatore proveniente dal Nizza, Dalbert, centrali Skriniar e Miranda, centrocampo A2 composto da Matias Vecino e Borja Valero, entrambi provenienti dalla Fiorentina, l'attacco. Punta centrale Icardi e dietro di lui agiranno Perisic, João Mario e Candreva. Questo per quanto riguarda l'Inter di Luciano Spalletti. Passiamo alla Juventus. Per quanto riguarda la formazione di Max Allegri, abbiamo tre pali Buffon, difesa 4 con, abbiamo qui con 4-2-3-1, che insomma ha portato la Juventus poi in finale di Champions l'anno scorso. Abbiamo tra sulle fasce De Sciglio, proveniente dal Milan, e Alexandro, centrali Chiellini e Benassia, in attesa di un nuovo centrale, sembra che sia veramente vicino Ezequiel Garay. Centrocampo a 2, composto da Khedira e Pjanic, e volendo anche Matuidi o Marchisio. Attacco a 3,
composto da Douglas Costa, Dybala e Mandzukic, ricordiamo ovviamente anche la presenza in panchina di Bernardeschi e Cuadrado, e davanti unica punta Gonzalo Higuaín. Ovviamente con l'arrivo di Matuidi, probabile passaggio a centrocampo a 3. Questo per quanto riguarda la Juve di Massimiliano Allegri. Passiamo alla Lazio di Simone Inzaghi, che ha battuto la Juventus in Supercoppa, e la formazione più o meno riproposta è la stessa. Tra i pali, anche qui un 3-5-2, invece abbiamo tra i pali Strakosha, che si sta rivelando un grandissimo portiere, nonostante partisse con un 63-65 di overall su FIFA 17. Difesa 3 composta da Wallace, De Vrij e Radu. Centrocampo a 5, sulle fasce abbiamo Felipe Anderson e Lulic. I due di centrocampo sono Lucas Leiva e Parolo, con Lucas Leiva che dovrà sostituire Biglia. Un pochino più spostato verso l'attacco, un pochino più trequartista, Milenkovic-Savic, e davanti Luis Alberto Immobile. Ricordiamo che non c'è Keita, che ha, diciamo, ha rotto definitivamente con la Lazio, e in panchina c'è Caicedo, si chiama Caicedo, sì. Passiamo ora al Milan di Vincenzo Montella, con un 4-3-3 tra i pali Donnarumma, difesa 4 con Conti e Rodriguez, entrambi nuovi, Rodriguez proveniente dal Wolfsburg, Conti dall'Atalanta. Centrali sono Romagnoli e Bonucci con Musacchio in panchina. Centrocampo a 3 con Bonaventura, che sì, arrivato dall'Atalanta, e Biglia, arrivato dalla Lazio. Attacco a 3 con sulle fasce Suso e Çalhanoğlu, davanti punta Nikola Kalinic. Anche se ancora non è ufficiale, insomma, io mi sono già messo avanti e l'ho messo. Nel caso, voi potete mettere comunque André Silva, che tra l'altro l'altra sera in Coppa si è dimostrato un ottimo giocatore. Quindi questo per quanto riguarda il Milan di Vincenzo Montella. Passiamo al Napoli, il Napoli di Maurizio Sarri, 4-3-3 anche per loro, tra i pali Reina, difesa 4 con Goulam Yuzay, centrali Koulibaly Albiol, centrocampo a 3 con Hamsik, Jorginho e Zielinski, e il solito attacco a 3 che sta veramente facendo paura, che ha fatto follia nella seconda parte di stagione l'anno scorso, Insigne, Kayekon e Mertens. Non ho messo Milik perché credo che Mertens sia molto più decisivo del polacco. E diciamo che il Napoli, a parte un as in panchina e forse il probabile arrivo di Zinchenko da Manchester City, è facsimile all'anno scorso. Passiamo alla Roma, invece, la Roma di Francesco, Giuseppe Di Francesco. Anche lui schiera un 4-3-3 contro i pali Alisson, che ha preso il posto di Szczęsny. Difesa 4 con gli esterni tutti nuovi, abbiamo Karsdorp proveniente dal PSV Eindhoven, no, o dal Feyenoord, no, dal Feyenoord, scusate, e invece Kolarov, ex Lazio, proveniente dal Manchester City. Centrali confermati quello dello scorso anno con Fazio e Manolas, centrocampo a 3 con Nainggolan, De Rossi e Strootman, davanti tridente inedito Perotti, De Vrij, Dzeko, con El Shaarawy in panchina anche Bruno Peres e anche Florenzi ovviamente. Passiamo alla Sampdoria invece di Giampaolo. La Sampdoria di Giampaolo c'è anch'esso un 4-3-3, un pochino diciamo col trequartista. Tre pali Viviano, difesa 4 con Sala sulla fascia destra e Murru proveniente dal Cagliari sulla fascia sinistra. Centrale abbiamo Silvestre e Ferrari, che invece arriva dal Crotone, cioè era in prestito dal Crotone, poi era il proprietario del Sassuolo. Centrocampo a 3, quindi con Praet, Torreira e Barreto. Le due punte sono Quagliarella e Caprari, perché proviene dal Pescara, e dietro di loro agirà una vecchia conoscenza del calcio italiano dopo l'esperienza a Bologna, nonché ex Middlesbrough. Parliamo di Gaston Ramirez. Passiamo al Sassuolo di Bucchi, con un 4-3-3 anch'esso, tra i pali Consigli, difesa 4 con Peluso e Lirola sulle fasce, centrale Cannavaro e Goldaniga proveniente dal Palermo. Poi abbiamo Missiroli, Magnanelli e Duncan, e il tridente offensivo è composto con le fasce dell'anno scorso, ovvero Politano Berardi, e davanti agirà invece Diego Falcinelli, autore, diciamo, della salvezza del Crotone. Passiamo alle ultime due squadre, il Torino di Sinisa Mihajlovic, 4-2-3-1, con tra i pali l'ex portiere dell'Osasuna e del Paris Saint-Germain, Sirigu, difesa 4 con Barreca e Zappacosta, centrali Moretti e Nkoulou, proveniente dal Lione, dalla Marsiglia, se non mi ricordo dove fosse. Centrocampo a 2 con Baselli e Rincon, proveniente dalla Juventus. Tre punte
che supporteranno poi il Gallo Belotti, ovvero Berenguer, che arriva dall'Osasuna, Ljajic e Iago Falke. Tutto ciò ovviamente per rincorrere l'Europa. Ultima, ma non per importanza, abbiamo l'Udinese. L'Udinese di Del Neri, che schiera un 4-4-2, tre pali Scuffè, difesa 4 con Samir e Widmer sulle fasce, centrali Danilo e Nuitink, non so come si pronunci, che arriva dall'Anderlecht. Centrocampo a 4 con centrali Fofana e Behrami che arriva dal Watford, ex conoscenza del calcio italiano per la sua ex, diciamo, stagione al Napoli. Poi abbiamo sulle fasce Yanto e De Paul, davanti Cyril Terreau e il nuovo acquisto dalla Turchia, Baic. Quindi ragazzi, questo per quanto riguarda la Serie A, la proiezione della Serie A che verrà, sia nella realtà che FIFA 18, ovviamente mancano ancora 10 giorni, 12 giorni alla fine del mercato, quindi potranno essere stravolte anche le formazioni, acquisti, cessioni, potrà ancora accadere il mondo. Sta di fatto che per adesso, che è il 18 agosto, queste sono le probabili formazioni di partenza, ai blocchi di partenza, delle 20 squadre che compongono la Serie A 2017-2018, che tra l'altro parte domani, quindi ne approfitto per fare un grandissimo in bocca al lupo a tutte le squadre, tutti i giocatori, tutti i tifosi per la nuova stagione che sta per iniziare. Cari ragazzi, invece, quello che vi chiedo io è di essere un bel like, commentare, condividere, dite magari cosa ne pensate di questo video, se è stato interessante, se vi ha aiutato, se insomma, se vi è piaciuto, e soprattutto ditemi se vorreste un video così, magari anche per le top 20 d'Europa, tipo Real, Siviglia, Bayern, Borussia, quindi farei un video a parte, oppure se volete altri video così, ma per la Liga, per la Bundesliga, per la Ligue 1 e per la Premier League. Ovviamente dovete dirmelo nei commenti e cerchiamo di raggiungere almeno, insomma, provo un po' a sparare là, almeno 300 like, proviamo a raggiungerli e poi uscirà il prossimo video. Quindi ragazzi, consigliatemi un prossimo video, oltre che creazione per giocatori, magari un'altra top 20, un'altra top 5, i 5 migliori squadre europee, insomma, ditemi voi, ovviamente aggiornate in proiezione del campionato 2017-2018 e io ve le porterò. Quindi ragazzi, il video termina qua, io vi ringrazio, un saluto da Robert Matri, 1990 Delpi, ci vediamo al prossimo video, qui con me le formazioni 2017-2018. Ciao ragazzi!